Ciao a tutti e benvenuti in questo video che non vuole essere un video super figo montato con le luci, background, come ultimamente sta succedendo sul mio canale, ma questo vuole essere un video parlato, in tanti lo aspettavano, ma questo video parlato di che cosa? Di che cosa parlo? Parlo di un fatto che questa sera mi ha veramente sconvolto le viscere perché sono arrivata al culmine. Tant'è che volevo chiudere baracca e burattini, quindi ecco del perché di questa cosa così improvvisa. Mi sto anche mangiando le mani per questo video molto casereccio rispetto agli ultimi video che sto sfornando sul mio canale, perché comunque sia, in molte l'hanno notato, sto montando i video in modo diverso, sto dando un tocco di professionalità ai miei video, ma ciò non vuol dire che io, Gloria, Gloria, sto cambiando. Questo vuole essere un video di spiegazioni di tante cose perché molte persone non hanno capito quello che sta succedendo ultimamente sul canale perché stanno mischiando il canale con la mia persona. La mia persona è una persona con problemi, come tutte, è una persona che lavora tutto il giorno, che ha poco tempo per stare sui social e quando ci sta cerca di far vedere quello che può far vedere, ossia il biscotto bello su uno sfondo figo, lei che va in stazione ad un evento, la vita è bella, oddio, oggi mi è uscito un brufolo, le cazzate. Ma questo è quello che vi voglio far vedere io, perché so che chi mi segue ha anche dei problemi seri. E perché io devo addossare queste persone che hanno già problemi seri, altri miei problemi seri, già l'ho fatto e non mi sono pentita perché è stato una. Sono stati video a cuore aperto, quindi non mi pento di questa cosa. Ma purtroppo più si cresce, più una persona cresce sui social e più si attira sia persone positive che negative, quindi invidia, persone invidiose, persone che ti seguono solo per vedere appena fai un errore o per giudicarti o per criticarti, per dire ah sei cambiato, per dire altre cavolate del genere. Queste persone negative ultimamente me le stanno veramente facendo crescere. E questo perché? Perché io appunto, essendomi aperta in passato, queste persone stanno usando questo mio modo di essere per quello che ora non sto facendo, ossia video chiacchierici, non sono più quella di una volta, che ci sta, ok, perché io comunque, voi giustamente avete visto una Gloria che si è aperta con voi, ora non la vedete più, ma non vuol dire che io sia cambiata, vuol dire che più stiamo crescendo, più ci sono persone brutte anche che seguono i miei video e non mi va di dare a queste persone brutte modo di parlare dei fatti miei, perché non mi sembra giusto, dato che queste persone poi mi criticano e usano queste cose contro di me, per qualsiasi cosa. Quindi io mi sono autoanalizzato, ho autoanalizzato il canale, ho analizzato i social e ho detto perché? Perché devo continuare a dire i cavoli miei su internet? Se più andiamo avanti, più c'è gente che critica. Allora, sai che faccio? Faccio quello per cui sono nata su questo canale. Faccio quello che mi piace fare: i make-up, parlare di bellezza, di frivolezze. Ma perché devo raccontare i fatti miei? La gente già li ha sentiti i fatti miei, quindi già mi conosce. Io, è stato questo il mio pensiero. È per questo che poi ultimamente ho impostato il canale in un modo diverso. Ma io non me ne pento, io sono sempre me stessa. Chi ha avuto la fortuna di conoscermi dal vivo lo sa come sono. Sa che sono la ragazza timida, la ragazza espansiva allo stesso tempo e la ragazza più gioiosa di questo mondo perché comunque io sono fatta così, a me piace sorridere, a me piace vedere la gente sorridere, mi piace creare un ambiente confortevole con chi sta con me. Quindi io sono questo non cambia per un cavolo di social, perché altrimenti sarebbe stata una maschera fino adesso e avrei tolto questa maschera e voi avreste notato la vera Gloria, quindi la Gloria finta, la Gloria che fino adesso ha mostrato una parte finta di lei e adesso si sta rivelando per quella che è. No, io semplicemente sto nascondendo la parte privata di Gloria e sto mostrando quella talentuosa, quindi make-up, quello per cui ho aperto il canale. Oggi è successa una vicenda che mi ha fatto scoppiare. Questa cosa è scaturita da un semplicissimo post che ho messo perché volevo fare un Ask to Gloria. E questo Ask to Gloria, tra mille domande bellissime che ci sono state, infatti ho iniziato proprio a girarlo, e mentre stavo girando questo video ho letto anche questa domanda di una ragazza che tra l'altro conosco. Perché so di chi si parla. Mi ha fatto veramente male questo commento che ha scritto questa ragazza perché si è permessa di giudicare la mia persona per
per una cosa che non ho fatto nei suoi confronti, ossia rispondergli ad un messaggio. Inizialmente era un messaggio, poi si è contraddetta da sola, ha detto che era una mail, però vabbè, da un messaggio che io ha detto che praticamente ho letto, che però non ho risposto, e se così fosse io non me lo ricordo, ho anche cercato il messaggio, non l'ho trovato, chiedo scusa, infatti già ho chiesto scusa, per un contatto di Too Faced che lei voleva a tutti i costi, ok, perfetto. Io non vi avevo detto che questo contatto di Too Faced, se l'erano passati un po' di YouTuber ed ero arrivata anche a conoscenza di questo contatto, ma non vuol dire che se io sono venuta a conoscenza di questo contatto, io a mia volta lo devo dare a cani e porci. Cioè, lo faccio volentieri, però non è un mio dovere. Ha iniziato ad essere inopportuna a fare riferimenti a cose che io non ho mai fatto, come il fatto di menarmela, sentirmi una diva di Hollywood, poi altre due ragazze sotto hanno cominciato a scrivere. Io adesso voglio essere chiara, no? Questo video già lo volevo fare da tempo, perché già da tempo sul mio canale io mi sentivo molto, molto stretta, perché avevo questa sorta di paura a caricare video, di paura di essere giudicata. Perché facevo video più professionali? Perché so che c'è gente che non accetta il cambiamento in positivo, c'è gente che sei nata così e devi finire e morire così. No, una persona si migliora, una persona diventa più brava, una persona acquista luce, una persona acquista videocamere, acquista sfondi, acquista dimestichezza con il programma di montaggio, diventa più brava. Io non capisco dove ci sta veramente la cattiveria in tutto ciò. C'è gente che veramente per questa cosa che sto montando video nettamente migliori rispetto a prima, cioè la gente pensa che io me la meno, vado in giro a far così proprio con i soldoni. No! E voi pensate che gli YouTuber siano personaggi che se la menano con i soldoni, che dopo che arrivano a un tot di iscritti siano chissà chi, Dio sceso in terra? No! Questo per quanto mi riguarda non è così. Cioè voi non potete fare di tutta l'erba un fascio. Quando dico voi non parlo alle mie iscritte fedeli, io questo video non lo dedico a loro. Io non parlo per loro, io non parlo per loro, perché anche se avessi 40 iscritti, io continuerei i miei video tranquillamente per quelle 40 persone che so che mi seguono col cuore e perché gli piace veramente quello che faccio. Io non ho chiesto di salire a 53.000 e passa iscritti, non ho chiesto di diventare famosa. Cosa che assolutamente non mi sento di essere, perché famosa, essere famosa è un'altra cosa. Fare video è fare video, non è niente. Va bene, si può acquisire notorietà, si può. Io questo non lo nego, perché è vero, per strada c'è gente che mi riconosce e mi fa super piacere. Io non nego di essere conosciuta, ma io non me la devo menare, io non sono nessuno, cioè io non ho cambiato il mondo, io non sono nessuno, quindi smettiamolo di fare di tutta l'erba un fascio. Perché se non rispondo alle persone, non è perché me la meno, ragazzi, è perché io lavoro tutto il giorno, tutti i giorni, la sera. Ho il tempo di mangiare, preparare da mangiare per Andrea, stare con Andrea e vivere, e poi passare qualche minuto attaccata a internet, sui social a guardare, ma non ho il tempo di rispondere a tutte, perché io ho messaggi veramente ovunque, c'è gente che lo capisce, come c'è gente come questa persona che non l'ha capito, solo perché voleva a tutti i costi il contatto di Too Faced, rendiamoci conto. Quindi io dico a questa persona, che già glielo ho spiegato, glielo dico a lei come glielo dico alle altre due persone che hanno risposto sotto ancora, anche io allora ho notato che Gloria è cambiata. Gloria non è cambiata, siete voi che avete cambiato modo di vedermi, perché semplicemente avete visto che Gloria ha iniziato a fare video leggermente diversi e voi pensate che Gloria sia cambiata, ma io sono sempre io, potete chiederlo ai miei amici, potete chiederlo ai miei familiari, è vero, potete dire sono di parte, chiedetelo ai miei amici, chiedetelo alle persone, ai miei vicini che non mi frequentano ma vedono come sono, chiedetelo a chi cavolo vi pare, ma solo io so come sono dentro, io ho la coscienza strapulita, io so di essere una persona vera, sincera, reale e sono sempre stata così. Se voi avete un problema, se voi avete dei problemi nella vostra vita, passate tutto il giorno sui social a giudicare le altre persone che mettono la faccia, questo è un problema vostro, ma non vi dovete assolutamente permettere di giudicare me, di giudicare la mia bontà. La mia bontà è soprattutto quello che io ho fatto su YouTube, ossia metterci la faccia e condividere i miei hobby con voi. Inoltre, se io non rispondo ad un commento o ho letto un messaggio e non rispondo, è perché al momento magari l'ho letto e dico gli rispondo dopo, perché al momento magari entro sui social per fare una cosa toccata e fuga, e poi mi ripeto, lo faccio dopo. Nella vita, nella giornata succedono un sacco di cose, almeno nella mia, quindi ovviamente.
mi posso anche dimenticare, sono una persona, non sono un robot che fa video, risponde, fa video, risponde. Un'altra cosa, anche questa cosa, io la voglio chiarire un secondo, no? Ma chi l'ha detto che noi siamo obbligati a rispondere ai commenti? Ci sta l'educazione, ma io già faccio video, io leggo i commenti, mi fa davvero piacere, ma nessuno è obbligato a rispondere. Per forza, perché non c'è una postilla, un qualcosa scritto dove dal momento che diventi uno che apre un canale devi per forza rispondere agli utenti. Non è un social tipo Ask dove per forza devi rispondere perché altrimenti non ha senso quel social, ok? È YouTube, io già faccio video, io rispondo con i video, io mi mostro con i video. Quindi se non ho il tempo, il modo per rispondervi, non vi dovete arrabbiare, non dovete fare di questa cosa una guerra, no! Cioè, assolutamente no, davvero, ma dove stiamo finendo? Se così, io mi levo da tutto. Cioè, se io devo per forza rispondere perché altrimenti sono una persona di merda, io mi levo da tutto. Perché io veramente, ragazzi, ve lo dico fin da subito, io non ho tempo di stare dietro a rispondere. Per editare un video, per fare un video, già ci metto abbastanza. Se devo anche mettere in conto le risposte, i messaggi, a tutti i messaggi su tutti i social che ricevo, cioè, io non me la cavo più, io devo fare solo questo nella vita. Poi come mantengo la casa? Come mangio? Come faccio ad avere un rapporto con Andrea? O con la vita, o con i miei familiari? Cioè, no, ma di cosa stiamo parlando? Io capisco che ci sono persone che magari. A me per prima è successo che ho mandato ai tempi messaggi a grandi YouTuber e non mi hanno risposto, che me l'hanno letto e non mi hanno risposto, ma cioè, non è che è motivo di sputtanamento pubblicamente poi. No, gli scrivo piuttosto un altro messaggio in privato e gli dico: ho visto che l'hai letto, perché non mi hai risposto? Quante persone a me vicine mi hanno letto i commenti e poi quando mi vedono per strada, ehi, ciao Gloria! Persone comunque che fanno i miei colleghi, magari hanno letto i miei messaggi e non mi hanno neanche risposto. Poi quando li vedo, ciao ciao ciao, ma mica me la prendo, mica quella è una persona di merda. Magari in quel momento quella persona aveva da fare. Amen! Amen! Parlo con queste persone, ma davvero vi attaccate a questo? Ma se così fosse, via dal mio canale, ma per piacere, non vi voglio neanche come iscritti. Io veramente, io voglio persone che mi seguono perché gli piacciono i miei contenuti, perché li piaccio io come persona e perché hanno capito che tipo di persona sono. Non voglio persone che mi seguono solo perché devono avere assolutamente una risposta o devono avere qualcosa in cambio assolutamente. No. Oh, io non faccio video per questo, lo metto in chiaro. Lo metto in chiaro qua in questo video, assolutamente, fuori. Fuori! Non è detto che io faccio video su YouTube perché devo per forza rendere partecipe tutti della mia vita. Io mostro quello che voglio mostrare, perché questo è il mio canale, questo è il mio hobby e tale deve rimanere. Accantoniamo questa parte. Collaborazioni. Le collaborazioni sono un'altra cosa. Io non vengo pagata per fare le cose. Assolutamente, anzi, magari, ve lo dico proprio col cuore, magari a differenza di altre mie colleghe, magari, perché io non vedo né soldi dal network, e qui non mi dilungo troppo perché non posso neanche, e non vedo nemmeno soldi dalle aziende, io vedo solo i prodotti gratis. E quando vedo prodotti gratis, io vi posto la foto su Instagram e è morta lì. Nessuno mi obbliga a fare video. Se ho fatto gli ultimi 3 video delle 3 palette, le ho fatte perché io le ho volute fare, perché delle ragazze mi hanno detto: oddio, che belle, ti prego, fai uno swatch. E ho detto: perché devo fare gli swatch, il classico video? Faccio 3 tutorial dato che sono 3 palette. Ma nessuno mi ha assolutamente pagata. Altrimenti il video a voglia se ne avevo fatte. Ne avevo fatti 5 di video per quelle palette. Ma poi ve l'avrei assolutamente detto. Ve l'avrei assolutamente detto, questo è un video sponsorizzato. Cioè, io veramente non so più come spiegarvelo. Più ne si cera su YouTube, più li tirate dietro la zappa. Cioè, io non so più come spiegarmi. Io sono venuta veramente. Sono arrivata al culmine che mi sono detta: mo chiudo baracca e burattini e buonanotte. Se avete qualcosa da dire, cioè, io da una vita vi dico questo, me l'hanno inviato. E voi che mi dite: Gloria, stai facendo troppi video collaborazione. Ma caspita, io almeno ve l'ho detto, ci sono persone che manco ve lo dicono e dicono che l'hanno comprato. Io veramente mi sono rotta le balle. Scusate il francesismo, scusate veramente l'incazzatura, ma veramente dopo questo video mi sarò talmente fatta scivolare tutto che vi manderò l'Ask Gloria prossimamente. La gente veramente per colpa di sti social si sta permettendo di tutto, ma manco avessimo mai preso un caffè insieme. Io non so più come farvi capire che non nascondo niente, che non c'è niente dietro di me se non la cameretta.
Cioè, veramente, io non so più che fare, perché è arrivata questa cosa, cosa devo fare? Oltre che far video, cioè, oltre che far video per farvi passare le giornate, farvi dei contenuti carini, montati carini, io cosa devo fare? Allora, cioè, se volete video caserecci, andatevi a vedere gente che fa video caserecci. Io mi voglio rivoluzionare, io mi voglio migliorare nella vita e non voglio rimanere statica. Come non tengo sempre gli stessi capelli perché mi annoio, non posso fare sempre gli stessi video, ragazzi. Io non posso montare sempre allo stesso modo, che noia. Io non sono fatta così, io mi devo rivoluzionare nella vita. Se faccio video montati meglio, non vuol dire che la ditta X mi ha pagato. No, vuol dire che io mi voglio migliorare, vuol dire che sono venuta a conoscenza di nuovi effetti e voglio usarli nel canale. Voglio fare la figa, perché no? Tutti quelli che fanno video vogliono sentirsi fighi e non diciamoci stronzate, non c'è il timido che fa video perché altrimenti non fai video se sei timido. Puoi essere timido nei rapporti interpersonali, puoi essere timido davanti a una videocamera con dietro una persona, ma non sei timido quando sei da solo e sai che poi ti metti pubblico. E non c'è nessuna colpa nel mostrarsi vanitosi, ok? Io so di avere molti difetti come i denti, di avere altri difetti, come so di avere anche molti difetti, so che nascondere i difetti è valorizzare altre cose. E non c'è vergogna nel farlo, cioè le cose da vergognarsi sono altre, i problemi nella vita soprattutto ragazzi sono altri. Se, anziché spendere tempo con me, migliorate il vostro canale, capito? Migliorate voi stessi, migliorate il vostro canale. Se voi siete quelle persone che rispondono alle mail, ben venga, sono contenta per voi che avete il tempo, sono contentissima per voi che avete il tempo di rispondere alle vostre fan. Io purtroppo non ce l'ho e di questa cosa mi picchio ogni giorno. Dopo questa spero che queste persone abbiano capito. Per altre persone questo video può essere inutile, a me non mi interessa, io ho sentito il dovere di farlo e mi dispiace tantissimo per le persone che mi seguono davvero. Mi dispiace tantissimo che vedano questo video, che vedano questa gloria, perché io non sono così normalmente. Ma queste persone mi hanno veramente fatto sbroccare. Quindi, detto questo, vi mando un bacio enorme, davvero, un bacio enorme a coloro che mi seguono perché mi vogliono seguire. Quello che volevo dire, fatevi un esame di coscienza perché altrimenti non vivete bene con voi stessi. Se continuate a star fermi sui social, veramente, al di là di questo, c'è la vita. Ok? Ciao!